Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Sono qui allo stand di Matematica Superpiatta, un videogioco innovativo per l'apprendimento della matematica. Lo ha inventato Leonardo Guidoni, che è qui con noi, un professore dell'Università dell'Aquila, a cui lascio subito il compito di spiegarci come funziona. Allora, Matematica Superpiatta è un videogioco educativo per l'apprendimento e l'insegnamento della matematica e ha come obiettivo quello di insegnare la matematica ai bambini e ragazzi dai 7 anni, quindi dalla seconda elementare alla terza media. È un gioco di tipo sandbox che sfrutta un principio ben noto, diciamo, dal punto di vista scientifico, cioè che lo sviluppo dell'attenzione che si ha mentre si gioca può veicolare e suscitare processi di apprendimento. Quindi si apprende mentre si gioca. E è un gioco strutturato in maniera graduale per, diciamo, tutte le fasce d'età, e i bambini e i ragazzi essenzialmente sono liberi di giocare in un ambiente molto tranquillo e rilassato e non sentono su di loro, per esempio, la pressione dei genitori e degli insegnanti, e possono, attraverso poi l'aiuto degli insegnanti, riuscire a uscire da quello che hanno imparato nel gioco per riportarlo poi nel concreto del loro, diciamo, percorso di apprendimento. E essenzialmente si basa su i meccanismi di gioco stessi includono la matematica, quindi è possibile, per esempio, costruire con dei cubi di numeri altri numeri secondo determinate regole, è possibile risolvere, per esempio, lo stesso puzzle, la stessa sfida matematica, usando diverse strategie. Quindi si possono anche confrontare fra di loro le diverse strategie, diciamo, di gioco. Grazie Leonardo. Chiedo velocissimamente a Silvia, è vero che questo gioco aiuta anche l'inclusività all'interno delle classi e tra le classi stesse? Assolutamente, ho avuto modo di testarlo durante il primo lockdown e sono rimasta colpita dalle potenzialità inclusive e dal fatto che sono riuscita a riagganciare le classi e gli alunni che più difficilmente riuscivo a coinvolgere. Questo mi ha convinto infatti ad applicare per un dottorato alla Sapienza e lavoro proprio come dottoranda in matematica proprio su questo, sulle potenzialità inclusive di questo mezzo, sulla diversificazione delle strategie risolutive che sono emerse e sul fatto che si riescono ad agganciare tutti con un'attività ricca dal punto di vista matematico. Grazie a entrambi, grazie mille. Grazie a voi.